Allora, c'è molto di cui parlare. Tanto come sta? Salute bene, famiglia bene e il resto così così. Partito? Così così. Renzi è stato duro con voi, eh? Renzi ha detto: chi chiede oggi più rispetto per la storia dell'Ulivo e chi ha distrutto l'Ulivo consegnando l'Italia nelle mani di Berlusconi. E la cosa più grave, che mi ha fatto anche reagire, è che queste cose sono state dette a un corso di formazione politica per i giovani. È per questo che ho voluto chiarire. Siccome io non ho accesso a quel corso... Non l'hanno invitato? Assolutamente. Io, via media, diciamo così, ho cercato di arrivare a quei giovani per dire, non guardate che è a rovescio, eh? Noi, minoranza, PD, sinistra... Attorno a Prodi l'abbiamo fatto l'Ulivo e con quell'Ulivo e col centro-sinistra abbiamo smacchiato Berlusconi tre volte, compresa l'ultima, ho aggiunto, certo, non alla grande, con non molti voti, ma abbastanza per far governare Renzi tranquillamente. E a me non piace litigare, eh? Io credo che si sarà visto in questi anni, però se ci sono dei maghi che riescono a tirarmi per i capelli allora a un certo punto senta, ecco. La domanda non è superficiale come può sembrare: perché non la invitano alla scuola di formazione del PD? Non invitano solo lei, immagino, non invitano probabilmente anche alcuni della vecchia guardia. Si sente parte di una storia che si sta cercando di rimuovere, come quando uno dice, adesso è un momento nuovo, non rimaniamo ancorati ai vecchi schemi, andiamo avanti. Ma questa è una cosa che fa male, perché è una cosa che io non riesco a capire. Cioè, è chiaro che quando uno arriva a un certo punto della sua esperienza non c'è bisogno di qualcuno che lo rottami. Se sei in una comunità ti rottami da te. Io dico solo la generazione nuova, ho detto l'altro giorno, chiedimi chi erano i Beatles. Punto. Tutto qua. Invece, diciamo, con la scusa delle generazioni si è introdotto un virus. Con la scusa delle generazioni, che non è che Verdini sia più giovane di me, eh? Neanche Hillary Clinton è più giovane di me. Si è inventato un meccanismo. Allora questo, in una comunità, è una cosa che alla lunga non funziona. E la mia preoccupazione deriva da questo, perché invece penso che passare di generazione in generazione, passando il testimone, il senso della tua idea, dei tuoi valori, è il pregio della politica. Se no, il resto è solo spregiudicatezza, è solo arrivismo. Due punti. Ora vedremo tutti i punti che dividono lei e Matteo Renzi, e non solo lei e non solo Matteo Renzi, però alla fine probabilmente il punto è solo uno: scoprire se voi vi differenziate dalla linea di Matteo Renzi perché siete stati messi da parte come singole personalità politiche, oppure se voi ancora e tuttora rappresentate qualcosa nella società, nella gente che elegge l'Ulivo come idee, come valori, come cultura o come interessi. Voi rappresentate qualcosa? Sì, io penso di... Se non vogliamo dire rappresentiamo, che può essere frainteso, almeno richiamiamo, simboleggiamo. Un'altra idea, diciamolo pure. E credo che, io lo sento che c'è, quando dico stiamo facendo degli sforzi, e dovrebbero forse stare attenti a questo, per tenere dentro della gente che non si sente a suo agio, stiamo parlando di questo, no? Stiamo parlando dello sforzo di tenere il PD ospitale per chi ha una cultura di sinistra, di centrosinistra, ulivista, perché una parte di questi, una parte non piccola, si sente a disagio. Allora, ricominciamo da capo. L'Ulivo, Matteo Renzi sull'Ulivo. Oggi, quando mi vengono a fare lezioni dicendo bisogna avere più rispetto per la storia del centro-sinistra e dell'Ulivo, voglio dire che quelli che oggi chiedono più rispetto per la storia dell'Ulivo sono quelli che hanno distrutto l'Ulivo consegnando per 20 anni l'Italia a Berlusconi.
Allora, Renzi è un provocatore. Applaudono. Grandi applausi. Grandi applausi. Qualcuno bisognerà che spieghi, no? Se vogliamo fare la storia dell'Ulivo possiamo farla. Ma magari noi... partendo a ritroso, dai 101. Qui erano i 101. Ma no, questo è segreto naturalmente. Quelli che non votarono... Può darsi che ci sia qualcuno che ne sa più di me, su chi erano i 101. Quindi, quelli che non votarono Romano Prodi presidente della Repubblica. Non devono scherzare sullo sforzo enorme che fece Prodi, che abbiamo fatto tutti, per creare un centro-sinistra vincente, che ha vinto 3 volte, non devo scherzare su questo. Adesso mi tocca a Prodi. Senta, mi... però, un risultato lo ottiene Matteo Renzi, la delega al ruolo di difensore della storia. Avete qualcosa di nuovo da dire o solo da difendere quello che siete stati? Ma insomma... Intanto siamo stati degli innovatori, non dico di me, dico... Io anche ero, lui però, anche Matteo Renzi è stato un grosso innovatore. Bisogna vedere perché strada, no? Allora, perché? Io non penso... In che direzione? In che direzione, no? Perché va Matteo Renzi? Ma io credo che ci sia un pezzo della cultura di centrosinistra che in questo momento non ha sufficiente espressione. Nei rapporti con i centri sociali, nei valori che vuoi... difendere o diffondere, non so, basta poco, un criterio d'uguaglianza qui non sempre viene rispettato. Cioè? Ma, cioè, se fai pagare allo stesso modo chi la tassa sulla casa, chi è miliardario e uno normale, se dai 500 euro a uno che ha i soldi e a uno come uno che non ce li ha. Sono provvedimenti che voi avete votato. Sì, un momento, certo, le fiducia, abbiamo votato 40 fiducia noi, no? 40 vuol dire fiducia. Che avete fiducia. Ecco, io per esempio l'articolo sul contante come quello sull'IVA non li ho votati, a dire la verità. Ma gli effetti quali sono stati? Poi sono passati ugualmente. Certo, sono passati ugualmente, sì, perché in questo momento siamo una minoranza. Tuttavia ci sono dei temi sui quali ci si dovrà tornare. Allora, vogliamo dire quelle cose... democrazia, l'Italicum, non va bene. Come non va bene mettere la fiducia sulle leggi elettorali, come non va bene sbattere fuori dalla Commissione, a cominciare da me, chi non è d'accordo. Prego. Allora, ora ne parliamo uno a uno. Faccio un altro. Quanto innovatori, andiamo a vedere... Andiamo a vedere per esempio le liberalizzazioni, andiamo a vedere. Allora, parliamo di tutto, perché, però prima manca ancora una premessa politica. Con lei ha anche contestato duramente Matteo Renzi D'Alema, e D'Alema ha detto questa è una classe dirigente arrogante. Insomma, ha detto da D'Alema, vediamo, Emanuela Giovannini, D'Alema a Perugia. Per favore. Presidente. Voglio parlare della politica estera. Ecco, ho chiesto di tagliare se non iniziava la politica. Certo, D'Alema che dice ha un altro arrogante, no? Vabbè, io dissi dai primi giorni che questo governo non mostrava molta umiltà. Diciamo, l'ha presa al contrario. È detto un po' più rotondo. La base è con Renzi o non lo è, secondo lei? Ah, c'è una base con Renzi e un pezzo di base meno. E la domanda che mi faccio è un'altra. Quanta base abbiamo di militanza in questo momento? E certamente il partito in questo momento ha degli elementi anche di debolezza. E poi continuiamo perché a parlare dice, di PD, ma... Noi... perché dice di debolezza? Il PD è forte, il primo partito secondo i sondaggi è stato al 40%. Ha visto quanti applausi prendeva tra i giovani? Sì, quei 6 giovani lì. Siamo stati. Ma è forte. È vasto, è grande, è presente ovunque il PD. Io mi chiedo, ma stiamo mettendo la frutta tutta questa forza qui? Io credo, temo, e sto parlando dell'Italia, quando dico PD, sono in testa l'Italia.
Cioè noi abbiamo davanti delle sfide molto, molto serie, bisogna raccoglierle le forze. Cioè lo sforzo che sto facendo io è quelli che come me a Perugia cosa si è fatto? Al di là di tutta l'informazione che naturalmente parte, il direttore dice guarda mi serve parlare di litigate e il resto non... ciao. Ma abbiamo parlato di sanità, di fisco, di legge elettorale, di innovazione, lavoro, investimenti, abbiamo parlato di partito. Allora io credo che se noi mobilitassimo tutte le forze che abbiamo e aprissimo davvero i canali di discussione, credo che faremmo meno errori. Perché dobbiamo litigare? Io non litigo mica per litigare. Oggi dice litighiamo sulle banche cooperative, sì, perché è un concetto inaccettabile per una forza di sinistra che una cooperativa diventi un SPA, i soci possono spartirsi le riserve indivisibili, che appartengono ai padri e ai figli. Beh, certo, parlando se ne di parliamo padri, prima, magari non ci arriviamo. Parlando di padri e figli, sul tema delle banche, lei tocca il nervo scoperto per eccellenza del governo Renzi. Che idea si è fatto di queste banche toscane in cui c'è sempre un qualche elemento vicino alla famiglia di un uomo o di una donna del governo che si dà da fare e che tanti nuovi regolamenti che vengono fatti su banche che guarda caso assomigliano tanto a quelle che sono care alle famiglie dei governanti? Ma io ho già detto che ci sono troppe cose in pochi chilometri. Troppi nomi in pochi chilometri. Troppe cose in pochi chilometri e quindi questo è sicuramente un problema. Non la colpisce come passi nel silenzio, ad esempio, che membri il padre della Boschi si incontrasse con Carboni? Non la colpisce come poi tutto viene archiviato e si passa oltre? No, a me colpisce moltissimo. Adesso a me non può scapparmi questa associazione di idee. Fra qualche giorno, la settimana prossima, in Parlamento verrà presentato un libro che riguarda Beniamino Andreatta, no? Se fosse qua Beniamino Andreatta e vedesse una cosa così, non so cosa potrebbe dire, perché no, non credo che ci sia qualcuno che non conosca, almeno qualcuno della nostra generazione, la storia di Flavio Carboni. E c'è da stupirsi che si vada a chiedere consigli a Flavio Carboni per cose sulle quali bastano i cacciatori di teste. No? Ce ne parlano dietro, chiami i cacciatori di teste e mi trovano un direttore. Quindi io questa cosa effettivamente colpisce, dopodiché se la magistratura vedrà, farà, io non do giudizi di colpevolezza su nessuno, però per Bacco io questa cosa non credo che sia una cosa accettabile. Senta, Renzi vi direbbe una cosa, parlate di politica, create mondi, vi domandate, vi interrogate, vi tormentate, io faccio cose. Guardi come archivia il governo di Enrico Letta. Non sei stato eletto, no. No. Cos'è accaduto? Che noi non abbiamo vinto le elezioni, ahimè, che noi non avevamo i numeri, che il governo... Il governo non avranno tagliato male. Diciamo che il governo alla fine l'ho dovuto fare io perché quello di prima non faceva niente. No, questo adesso lo dico per Letta, perché Letta si è caricato di una cosa in cui io, e l'ho sempre ringraziato di questo, certo le elezioni ci mettevano davanti ma non in condizione lui dice, di avere... Ditemi una cosa che ha fatto quel governo, io non riesco neanche a ricordarla. Quel governo lì ha messo a sedere Berlusconi. E ha creato una situazione che c'erano i numeri per quello, di smacchiarlo, cioè di non consentire ci fossero leggi ad personam più, lì Alfano ha rotto, Letta ha, diciamo, aggiustato un governo di coalizione con l'NCD, Berlusconi era seduto, l'è andato a prendere al Nazareno, così, a proposito di chi cioè, ha l'ha resuscitato fatto da... lui, dice sì. Lei. Perché appunto, ho detto l'altra volta, qui un conto è rottamare, un conto è resuscitare qua, perché qui siamo avanti con i lavori. Dice Renzi, avete fatto le elezioni, non siete riusciti a vincerle, ma avete lasciato con dei voti così, cosa dovevo fare? C'è Verdini che vota le cose che dico io, qual è il problema?
Ma insomma, intanto non è vero che c'è bisogno di Verdini, non so come dirlo. Non è vero, numericamente, politicamente non c'è bisogno di Verdini. E poi questa cosa, non vorrei che si pensasse che è una cosa personalizzata su una... Ma insomma, quando questi di Verdini danno qualcuno, dicono ah che bravo Renzi che è riuscito a far fuori i comunisti più di Berlusconi. Quando Alfano dice ne ha fatti fuori più comunisti, io che sono stato comunista italiano, sia chiaro, ho il diritto di sentire da qualcuno della dirigenza nazionale del PD a danno Alfano non permetterti? Non ho mai sentito una parola. Allora qui non è solo Verdini, i voti, eccetera. Non c'era bisogno di mettere la fiducia sulle unioni civili. È stata messa, si è dato un comodo pullman a Verdini per infilarsi in una maggioranza. Adesso vota tutte le fiducie. Dove vogliamo andare? Cioè, lasciamo stare, ma la domanda è, ma vogliamo fare nel futuro un centro-sinistra? O cos'altro vogliamo fare? Sarà partito meglio della chiarirsi. Nazione lo chiamano. Ecco, adesso è ora di chiarirsi su questo, perché cominciamo ad arrivare a un punto dove adesso è tempo di chiarirsi, insomma. Ecco, su questo, qual è il profilo del nostro partito e per l'Italia a che ricetta pensiamo? Se pensiamo a una ricetta tipo quella, ne discendono delle cose, quando si parla di liberalizzazioni, quando si parla di banche, quando si parla di sanità. Cioè lei dice, vogliamo se parlare diventiamo di sanità un partito come era la Democrazia Cristiana in alcuni determinati periodi della storia, un partito che tiene dentro tante persone diverse e dice alla fine si paga in termini di politica perché si è poco incisivi. Ma non è poco incisivi, perché si ha in testa un'altra cosa. Io ho in testa sulla sanità un sistema universalistico pubblico. Capisco che è difficile nei tempi d'oggi tenerlo su, bisogna metterci la testa, vedo, denuncio e non mi convincono del contrario, se vogliono un confronto magari, allora non rispondano a tweet. Io sto dicendo che il sistema sanitario in Italia è in una fase di indebolimento e comincia, ci sono fatti di strisciante privatizzazione. Sì, però, se uno viene qua e mi contesta, gli spiego. Allora, trovano altri voti. Non ne frega mica niente di queste robe però qua. Però sa cos'è? Che se lei non glielo vota, glielo votano gli altri. Non ha mai pensato che a un certo punto voi ve ne dovete andare e basta? No, io... No, ma cosa devo lasciare il PD in una logica, in questa logica politica? Assolutamente no. Il mio posto è lì e il mio problema è diverso, tenere dentro lì quelli che si disamorano. Cioè tutti quanti sulla sinistra, in modo anche confuso, riconosciamolo, tutti quanti paradossalmente invocano una prospettiva di centrosinistra, ulivista di centrosinistra. Benissimo, ma se si dà per perso il PD, ma con chi la si fa questo centro-sinistra? Cioè, un fatto molto semplice. E quindi... Senta, le faccio vedere, sperando che sia stato tagliato, cosa dice Renzi della sua efficacia nel campo dell'economia? Poi le chiedo un commento. Ricordiamocelo, in Italia abbiamo fatto 3 anni di segno meno. Primo meno 2,3 nel 2012, meno 1,9 nel 2013, meno 0,4 nel 2014. Ora siamo a più 0,8. È il segno di un cambiamento. La disoccupazione sta diminuendo. L'idea che noi in questi 2 anni abbiamo ridotto il tasso di disoccupazione è un fatto positivo, ma non ci deve far dormire la notte il pensiero che noi siamo ancora all'11,4%. L'anno solare che ha avuto più recupero dall'evasione nella storia repubblicana è l'anno solare 2015, 14,9 miliardi di euro e un caloroso abbraccio a chi diceva che il governo era il governo amico degli evasori. Lo dico perché questo l'abbiamo fatto noi. Poi se volete ne parliamo, discutiamo, ragioniamo. Questo è il suo governo, le tornano anche a lei i conti. No, ma intanto qui devo... tocca sempre a me queste cose. Dovrebbe Renzi, almeno in parte, ringraziare Visco,
che ha suggerito due misure, in questo caso Padoan le ha prese su, split payment e reverse charge, che hanno tirato su subito 5 o 6 miliardi di euro. Il problema è che Visco ne aveva altre 4 o 5. Quelle non le hanno ancora prese perché? Su, ma nutro fiducia. Perché pagare le tasse è una cosa. Ma comunque a poco lì si arriverà. Sull'economia, io continuo a non capire perché dobbiamo perdere tempo a discutere di cose che tutti... Allora, la crisi si è fermata. Comincia in Europa una lieve ripresa. L'esare euro fa 1,5, noi classicamente facciamo 0,7, 0,8. Bene, ma c'ha ragione quando dice siamo lontani, perché il nostro problema è che mentre la Germania o la Francia, eccetera, nei 10 anni della crisi, dal 2007 adesso, hanno perso il 2-3% di PIL, sì e no, noi abbiamo perso il 10 punti di PIL, ci si è stretta la base produttiva, c'è qualche segnale sull'occupazione, ne approfitto per dire, prove alla mano adesso, perdiamo troppo tempo, se no, però sono in grado di dimostrare al confronto, per esempio col 2012, dove c'era articolo 18 e crisi, che i risultati che pur ci sono dei job act, che stiamo pagando peraltro 11 miliardi di euro in 3 anni, adesso quando discuterete di pensioni, vorrei dire a Cazzola che giustamente noi abbiamo messo 11 miliardi in 3 anni sul job act, quindi a me non pare stratosferico che ragioniamo anche di flessibilità. In uscita sulle pensioni, quindi io dico anche con l'articolo 18 i risultati sarebbero stati quelli. Adesso noi per dare spinta all'occupazione dobbiamo fare investimenti e dobbiamo recuperare produttività. La produttività è la cosa che ci manca a noi, ce lo dice l'Europa, ha ragione. Come si fa la produttività? Investimenti nei settori innovativi e flessibilità nell'organizzazione aziendale. Quindi forze sindacali che accettano, come cominciano a accettare, bisogna l'idea parlare del decentramento e partecipazione. Allora però, se vuoi fare la produttività, devi parlare con le forze sociali, non puoi mettere le dita negli occhi tutti i giorni le al sindacato. Le forze sociali hanno indetto una manifestazione sul tema delle pensioni. Vixia Portel e documenti INPS.